Ciao a tutti ragazzi, qui c'è un nuovo video di Il oggi ragazzi siamo qua per parlare del big match di questa 31esima giornata, cioè la partita tra Milan e Juventus Con la Juventus che arriva a questo scontro, probabilmente quasi sicura dello scudetto perché arriva con 7 punti di vantaggio sulla Lazio che ha perso clamorosamente al Via del Mare e probabilmente perde l'ultima occasione disponibile per riaprire questo scudetto Detto questo, la partita, andiamo ad analizzare come sempre la partita azione per azione. Il primo tempo in realtà è abbastanza noiosetto, si può dire, succede tutto nel secondo tempo, dato che il primo si conclude 0-0, poi la partita finirà 4-2. Ma in questo primo tempo ci sono state principalmente occasioni, in realtà parte un pochino meglio la Juve, poi il Milan cresce abbastanza, ma non riesce ad essere mai realmente pericoloso, fino a quando la Juve negli ultimi minuti schiaccia il Milan nella sua... Metà campo e crea qualche occasione con Higuaín anche su colpi di testa, anche con Higuaín con un tiro, colpi di testa, con Bonucci, anche una deviazione di Ibrahimovic, molto ricerca al gol. Comunque nella fine, nel finale primo tempo la Juve sembrava abbastanza favorita. Secondo tempo in, appunto segue questo filo logico perché la Juve subito parte con un 1-2 velocissimo, un gol di Rabiot probabilmente che per le prestazioni che ha dato fino ad oggi era inaspettatissimo, gol clamoroso prende palla sul centrocampo, ne salta due o tre e poi una sinderella sotto l'incrocio, passatemi il termine, una secca sotto l'incrocio su cui Donnarumma nulla può. Invece secondo gol è un grave errore della coppia difensiva che fino adesso ha fatto sognare, diciamo, cioè sognare, ha fatto molto bene col Milan, cioè Chia e Magnoli si scontrano, lasciano Ronaldo tu per tu con Donnarumma, che non sbaglia. Ma poi la partita cambia su un colpo di testa di Rebic più che di testa, di petto di Rebic, che viene deviato di mano da Bonucci, rigore, Ibra, Ibra, logicamente, non sbaglia il rigore, 2-1, subito dopo, 2-2 di Frank Chessy su deviazione, e, e neanche il tempo di, di diciamo, soffermarsi su questo 2-2, 3-2 di Rafael Leao su un'altra deviazione di Rugani, e il Milan... In praticamente 10 minuti ha ribaltato una partita che era persa, una partita clamorosa a mio parere. La partita continua, la Juve fa parecchi cambi, cerca di pareggiarla in qualsiasi modo, contropiede, Ante Rebic la chiude 4-2. Questa vittoria ai danni della Juve in realtà non pesa neanche tantissimo appunto data la sconfitta Data la sconfitta di oggi della Lazio, in realtà non pesa neanche poi così tanto come sconfitta. Mentre per il Milan vale tantissimo, perché tre giorni fa ha battuto la Lazio in maniera, anche sì se mancava più di qualche giocatore a Lazio, ma ha battuto la, la Lazio in maniera molto convincente. Oggi batte la Juve con una rimonta a dir poco clamorosa, di conseguenza siamo sicuri, cioè io sposo tantissimo la filosofia di Ragnick. Appunto, dato che sta per arrivare, direi di dargli fiducia come non è stato fatto con Pioli perché pian piano sta mostrando che la sua squadra ha un gioco, soprattutto la condizione fisica. A mio parere, la condizione fisica di Milan è paurosa. Ah, eh, fino al, cioè, al 60 è stata una partita equilibrata dove la Juve l'ha vinta grazie episodi, la sta vincendo grazie agli episodi, e eh, poi è stata pareggiata a Milan. Ma dopo, il Milan ha iniziato a correre praticamente il doppio dei giocatori della Juve. Han tenuto il campo veramente molto bene. Vorrei promuovere Frank che sì, perché alla fine è quello che mette sempre l'anima in campo, corre avanti, e indietro. Buonissima prestazione, la sua, coronata, anche dal gol. E inoltre, vorrei anche promuovere Ante Rebic, perché alla fine si sacrifica sempre moltissimo per la squadra. Oggi si sì, segna il gol del 4 2. Che, è probabilmente, è quello che consacra la vittoria. Ma alla fine si sbatte sempre per la squadra, recupera un sacco di palloni. Ne gira tantissimi. E anche lui promosso. Invece, a mio, a mio parere, quelli che sono piaciuti un po' di meno a Milan. Appunto, la coppia di centrali, perché l'errore poteva pesare tantissimo, anche se nel resto della partita, in realtà hanno giocato molto bene. Però quell'errore poteva pesare tantissimo. In una partita dove vinco un 4-2, se devo proprio trovare un risultato, cioè delle persone che hanno giocato male, lo vado a dare, eh, vado a dare tutte le colpe, diciamo, a quell'errore. Detto questo, invece la Juve. Uh, I peggiori a mio parere in campo anche qua la difesa ha molto il suo Bonucci oggi molto uh, come dire disordinato anche Rugani si vede che non è da Juve ogni giorno che passa probabilmente conferma questo invece positivo Rabiot perché oggi ha dato veramente dimostrazioni di quegli 8 milioni che prende all'anno oggi ha dato dimostrazioni di meritarseli logico oggi soltanto cioè dovrebbe giocare sempre così da qua almeno a fine campionato Detto questo, del bado è tutto con una clamorosa vittoria del Milan e della Juve. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.